Ciao a tutti amici, oggi vi spiego un po' come funzionano le carte di credito e come la carta della Apple rifarà risparmiare tantissimi soldi. Allora, la carta della Apple non è ancora uscita in Italia, quindi uscirà in futuro. Per il momento prendete queste informazioni generali, anche molto importanti. Anche in Italia ci sono questi tipi di carte americane, le carte revolving, che sono praticamente delle carte dove compri una cosa di $1000 oggi e il mese dopo ti fanno pagare, no, ma paga solo $25 o 25 euro, però poi scattano subito gli interessi. Allora, in America, per avere un interesse basso, guardano il credit score, che è un numero calcolato in base a tante cose, non siamo dilungarci. Fatto sta che, a mia grandissima sorpresa, a me che c'ho un credit score top, mi hanno dato un interesse del 17.99% sulla Apple Card. Gli interessi partivano da un minimo di 12.99 a un 17.79, poi ripartiva da 18 e arrivava fino a 24.99. Io pensavo, il mio credit score, che non ho mai avuto problemi a comprare una casa, una macchina, un'altra carta di credito, un niente, 17.99. Non so come l'hanno calcolato, perché poi quando chiedi una carta devi mandare un'applicazione, devi aspettare un giorno, ti mandano le... Nella Apple Card, in automatico, tac, ho fatto l'applicazione e dopo 2 secondi già avevo la carta già inserita. Comunque, quindi, dobbiamo andare adesso, vi farò vedere come calcolare gli interessi di una carta di credito e vedere come funziona l'Apple Card. Perché, appunto, utilizzando l'Apple Card e utilizzando questo software, che ci sono software che ti permettono, applicazioni, collegarti alla banca, però io non ne ho mai trovata una che sia veramente intuitiva come questa qua. Quindi, bando alle ciance, guardiamo subito come funziona. Ok, vediamo come funziona l'Apple Card di qua. Allora, innanzitutto possiamo vedere che abbiamo ricevuto anche del cashback, $23. Possiamo spendere, vai! Il bello della Apple Card è proprio la sua interfaccia molto intuitiva, che permetterà a moltissime persone di vedere esattamente quanto devono spendere e, se non pagano l'importo del mese, quanti interessi andranno a spendere. Comunque qua possiamo vedere tutte le nostre transazioni. Purtroppo questo mese c'ho un po' da pagare, perché ho pagato anche l'assicurazione della macchina e tante altre cose. Comunque, entriamo subito nella bellezza dell'applicazione. Praticamente, andando qui, ci fa vedere che per il 30 di settembre dobbiamo pagare $2125. Se però, semplicemente ruotando questa cosa, possiamo vedere che potremo pagare anche solo un minimo. Pagando il minimo, come moltissimi americani fanno, si incorre ovviamente negli interessi. La Apple, appunto, ti fa vedere che dovrai pagare il mese dopo, in aggiunta al balance che ti è rimasto, in più le altre spese che hai fatto dopo questo balance qua, ci saranno questi $33. Ovviamente la Apple, insieme a Mastercard, insieme a Goldman Sachs, vogliono guadagnarci, no? Quindi ti fa vedere questo prezzo, che sembra anche, vabbè, dai, spendo solo $25, in più, vabbè, $30, sai cos'è, sai com'è, un caffè al giorno, il classico, e dai, un caffè al giorno. Il problema è che pagando $25 al mese, e ogni mese ti mette $33.74, stimati, perché se c'hai più spese, questo aumenta. Però quello che non ti dice, e non ti dice per quanto tempo, facendo un rapido conto su qualche calcolatrice, viene praticamente 8 anni. Giusto per a livello informativo, spieghiamo un po' come funziona l'interesse. Allora, gli interessi per l'Apple Card variano da 12.99 fino a 24.99. In America vengono calcolati l'interesse annuale, detto anche APR, Annual Percentage Rate, in base al tuo credit score. E nel mio caso, benché abbia un credit score molto alto e non ho mai avuto problemi, la Apple mi ha dato un bel 17.99%, che non è il minimo, non è neanche il massimo, è diciamo una media. Questo 17.99%, come dice la parola, annuale, sembrerebbe
molti abbastanza un prezzo irrisorio, invece no, perché l'interesse innanzitutto non viene calcolato ogni anno, non viene calcolato ogni mese, viene calcolato ogni giorno. Quindi voi dovete prendere il vostro 17.99%, dividerlo per il numero dei giorni, che sono 365 giorni, otterrete un 0,049% di giornaliero. Quindi ogni giorno, soprattutto nel caso delle carte di credito, che ogni giorno l'importo può variare, quindi magari adesso pago questi 25, quindi avrei 2100 di importo ancora da pagare, però vado a mangiare fuori, c'ho $100 in più, e quindi per forza devono fare un calcolo dell'interesse giornaliero, e quindi questo va tutto a sommare. Quindi mettiamo che adesso pago $25, il mio importo va a 2100, devo aggiungergli il 0,049% e ottengo 2100.01.029. Il giorno dopo si piglia quell'importo lì e si riaggiunge il 0,049% e viene un dollaro in più. All'incirca questo importo è un dollaro in più, e infatti un dollaro in più arriveremo a questo 33,74%. Invece di fare tutti questi calcoli complicati, loro te lo fanno vedere ogni mese. Il problema è che non ti fanno vedere in quanti, come ho già spiegato, in quanti anni avrai estinguere questo debito. Praticamente finirai, se paghi tutto questo, 8 anni. Ho fatto un calcolo, ma c'è una cosa un po' strana, forse le carte di credito hanno una cosa diversa da un semplice prestito, perché i prestiti di solito il minimo da pagare è il 2% dell'importo. Il 2% di $2000 è $40, quindi 25 è un minimo pagamento molto strano. Fatto sta che calcolando nel loro minimo di $45 al mese, andrei a finire di pagare il debito in 8 anni e spendendo un extra di $2000. Tutto questo senza andare a fare ulteriori spese. Comunque, al di là di questi complicati calcoli, qui della Apple vi fa vedere esattamente gli interessi, e quindi secondo me questo è un sistema molto bello che permette alle persone di capire esattamente che pagando pochi soldi al mese, ma anche guarda, tra il minimo e un medio comunque vai a pagare $23 di interessi, questi si aggiungono ogni mese, e quindi consiglio che vi do è di pagare sempre tutto quello del mese senza doversi preoccupare più di tanto. Se non avete tutti questi soldi che dovete, non andate a mangiare fuori, non compratevi niente, perché altrimenti finirete molto male come moltissimi americani. Va bene, allora questo è quanto, avete capito? Quindi se mai vi scrivete in futuro in Apple Card o qualche carta di credito revolving, dovete stare attentissimi agli interessi e non pagare mai il minimo, perché altrimenti incorrerete delle spese veramente folli. Va bene, questo è quanto e ci vediamo la prossima volta. Ciao!